quarta giornata di Serie A femminile al Palo Olgiata, l'Olympus ospita un uomo a Napoli a caccia di punti, ancora secco in campionato. In avanti il Napoli, pallone in profondità per Flaminio. Flaminio spara la porta, il tacco splendido, arriva di dato con il destro, 1-0. A sorpresa il Napoli si porta in avanti, ma splendida l'azione di Flaminio che con il tacco libera di dato, da lì non può sbagliare il numero 3. 1-0. Gira il pallone, poi dall'altra parte Cellisi, 1-1, pareggia l'Olympus. La numero 7 si fa trovare nel posto giusto, al momento giusto, e pareggia i conti. Mezzo al campo, si fa vedere Sorvillo che recupera il pallone, Sorvillo se ne va al sinistro, poi Sergi è tutta sola, ancora lei, pallone che rimane lì, arriva Sorvillo, il gol del 2-1, azione rocambolesca, ma poi la chiude Sorvillo con la rete del sorpasso dell'Olympus, 2-1 al Palo Olgiata. Passaggio sfiltrante per Sorvillo, la finta se ne va a Sorvillo all'1 contro 1, 3-1 di Sorvillo, la doppietta della numero 5 e adesso prende in largo l'Olympus, splendida l'azione di Sorvillo però che con una finta se ne va e poi fulmina Iannello. Attenzione a Lisi, si fa vedere lei, va con il destro, il gol del 4-1 di Lisi, la mette nell'angolino con il piatto, splendida la conclusione della numero 7, anche lei adesso firma la doppietta. È sbilanciato il Napoli, Salemi, va lei, l'auto in sinistra, va Salemi con la punta, 5-1 adesso, davvero drammatica la situazione per il Napoli. Pallone per Filocaso, è tutta sulla Flaminio, può andare lei la traversa, pallone però che rimane lì ancora Flaminio, il 5-2 della numero 10, prova a rimettersi in carreggiata il Napoli. Sergio, l'uno contro uno, prova il tiro, pallone che rimane lì, poi arriva Visconti col piattone per il gol del 6-2 e adesso sembra davvero finita qui al Palo Olgiata. Servillo, out di sinistra, dall'altra parte c'è Lisi servita in questo momento, è tutto facile per Lisi e mette a segno anche il 7-2, non manca molto al termine del match ma ormai si può dire che è finita. Occhio al contropiede, Magavero se ne va per via centrale, la pallone è per lei, va al numero 27, poi la palla rimane lì, arriva Lisi che firma la tripletta e il gol dell'8-2, ormai si aspetta solo il fischio finale qui al Palo Olgiata. Flaminio si fa vedere di dato dall'altra parte, servita a questo momento all'1 contro 1, il tocco di dato per il gol dell'8-3, ma ormai non c'è più tempo, la partita sta per avviarsi al termine. Gira il pallone l'Olympus, la numero 8 che va al tiro murato, adesso può ripartire il Napoli, attenzione ma non basta il tempo al Palo Olgiata, con 8 gol l'Olympus surclassa il Woman Napoli che adesso è in emergenza, fermo ancora in campionato a quota 0.